Bene gente, nuovo video di Assassin's Creed Unity, andiamo avanti come nel video precedente con la storia del gioco. Il video precedente, la partita precedente mi è piaciuta veramente tantissimo, vi invito ad andare a vederla perché questo video parte proprio dove è finito il precedente. Le missioni sono molto collegate tra di loro. Al termine del video precedente, l'abstergo mi stava cercando, quindi io sono dovuto entrare in un ponte per evitare di farmi scoprire. Un pochino come avviene in Matrix, forse il paragone è un po' forzato, però è molto simile. Praticamente io sono dentro questa specie di realtà virtuale per seguire le piste, per trovare un personaggio particolare. Però, diciamo, questa realtà virtuale è controllata dall'abstergo, quindi dai templari. Io sono una specie di virus nel sistema e ogni tanto devo saltare in questi ponti per evitare di essere scoperto. Io sono un pochino un virus perché in realtà non dovrei essere qua, non dovrei viaggiare a ritroso nel tempo in questa specie di simulazione virtuale. E quindi, niente, nel video precedente ho fatto questo salto dentro questo ponte per appunto fuggire. Ogni volta che faccio questo salto, praticamente io finisco nella Parigi non mi dice la data, però insomma è tipo Ci risiamo, di 800-900. nuovo dentro un codice rotto. Ecco, questo qua. Stavolta il portale è sopra di te, poche centinaia di metri. Ok, praticamente io sono dentro appunto questo codice, che è una sorta di via transitoria dove appunto posso sfuggire dalle indagini dell'abstergo. Parigi del 44, infatti, come dicevo, siamo nel Novecento. Ok, ora, Seconda Guerra Mondiale. Ok, raga, io questi me li leggo tutti perché perdere 5 minuti per studiarsi un attimo la storia è figo e ci sta. E quindi niente, sono nella seconda guerra mondiale, nel 44, quasi al termine della liberazione dello sbarco in Normandia. E niente, come stavo dicendo, appunto, questo ponte mi fa passare da un'epoca a un'altra, mi fa sfuggire dai controlli dell'abstergo, nell'epoca dove io chiaramente sto operando. E adesso devo trovare l'altro ponte per uscire. Come sempre, non cincischiare. I ricordi incompleti sono un pericolo. Devi trovare l'uscita. Proverò a guidarti io. Devo arrampicarmi. Oh cavolo. Vai, 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 vai.
Raggiungi la prima terrazza. Wow, cavoli. Veramente? Penso che sia il primo Assassin's Creed dove utilizzo una mitragliatrice. No, su, dai, non cazzeggiamo, Argo, Arno, vai, ah, ma c'è la scorciatoia, ok, ho capito, ma... Non c'era mica modo di evitarlo, quello. Ok. Ci siamo, manca poco.
Un ultimo sguardo. Non voglio allarmarti, ma il portale è poco stabile. Cazzo, è andato. Continua, lo riapriremo. Dovrebbe andare, devi saltare. Bello, bello, molto, molto lineare, però è bello da vedere, fatto bene. Voilà, rieccoci. Grazie, Diacono. Riduciamo questi trasferimenti al minimo, ok? Beh, adesso la palla passa a te, iniziato, amico mio. Non sarò certo io a lasciare in giro per Parigi più impronte di quante non ne lasciano i suoi cani. Intesi, ti chiamo se ci servirai. Bene, siamo ritornati qua. Bene, gente, allora, questa missione è stata veramente breve. Io direi di proseguire con questa, che praticamente è la prima missione della sequenza 8, che è composta da due missioni principali. Io in genere mantengo la lunghezza dei video intorno ai 20 minuti, però se poi vedo che questa missione a livello di trama porta e diciamo, è molto connessa con quella successiva, vado diretto e vado avanti e faccio anche video di 30 minuti, 40 minuti. Quindi insomma, vediamo un po' adesso, Saluti, cittadino. improvvisiamo, cioè io improvviso vedo un po' come se è molto connessa la successiva oppure no, se no andiamo avanti così e facciamo solo questa e chiudiamo. Allora, sentiamo qua. Allora, il re è in possesso di lettere che potrebbero danneggiare gli assassini. Trovale e distruggile prima che cadano in mano alla folla. Mi volevate? Signor Dorian, c'è una missione per te. Altra roba da trasportare, vero? Due maestri assassini sono morti, uno per tua mano in difesa di una templare. Sei fortunato che sia questa la tua punizione. E Germaine? Non ti riguarda più. Ieri notte la Comune di Parigi si è dichiarata insurrezionale contro il re. In questo momento, 20.000 rivoluzionari armati assediano le Tuilerie. Anche la Guardia Nazionale è in crisi. Alcuni sono passati dalla parte dei rivoluzionari. La Francia è spaccata in due. E questo non va bene. Il popolo difende solo i propri diritti. Libertà, uguaglianza. Se considerassimo solo ciò che accade in superficie, avresti ragione. Ma la verità è molto più complessa. Mettendo in ordine le carte di Mirabeau, abbiamo trovato alcune missive, diciamo, di natura reale. Mirabeau era in contatto con il re. E non è stato discreto quanto avrebbe dovuto. Se le lettere in mano al re venissero diffuse, i templari avrebbero buon gioco nel far uccidere i nostri uomini in tutta la Francia. E quindi devo arrivarci per primo? Esattamente. La guardia svizzera è in inferiorità. È probabile che cederanno prima di sera. Non è il primo palazzo in cui entro. Pronti? Mirate! Fuoco! Ben fatto. Tutti ai posti. Viva la rivoluzione! Viva la rivoluzione! Ok. Morte al tiranno!
Quindi dobbiamo recuperare queste lettere, queste particolari lettere. Allora, cosa dice qua? Che c'è uno scrigno. Vabbè. Allora, missioni e sfida. Allarmi sabotati. Uccisioni da ripari. Vero. Che gran retorica hanno i ribelli assetati di sangue oggigiorno. Allora, quelli sono in due però. Allora, la situazione è più complessa di quello che pensavo. Allora, questo è la mia prima uccisione da un riparo. Cerchiamo di... Non me l'ha considerato uccisione da riparo, vabbè. Niente, lasciamo perdere. Lì ce ne sono due. Lì ce n'è un altro. Vieni qua. Non vieni qua, eh? Allora. Seconda uccisione da riparo. Allora ne resta ancora qualcuno, eh? La terza uccisione del riparo. E questa sfida è stata completata. Ora bisogna solamente sabotare tre allarmi. Allora, i tre allarmi... Uno è qua... E gli altri due...
Non saprei. Magari dalla mappa posso sapere dove sono gli allarmi. Ok, sono qua. Andiamo a... ma ha visto, però io ormai ho fatto tutto. Ecco gli altri allarmi. Perché non sale? Là dove dovrebbe essere la Torre Eiffel, credo. Non vorrei dire una cagata, ma vabbè, ormai l'ho detto. Allora, giù di qua. Allora, i due allarmi. Allora, sono... Uno è là. Allora, uno è qua e l'altro è là. C'è solo praticamente un esercito. Quindi qua. C'è da far fuori un po' di gente. Porca puttana! Tromblezzo, Michel! Pure giurerei che... Oh! Traitore, devi morire! Cavoli! La pagherai! No, non ci pensare nemmeno ad andare a quell'allarme. Muori! Tu non mi hai visto? Hai bisogno degli occhiali. Amico, hai bisogno degli occhiali. Allora, continua a non vedere niente. Perfetto. Ok. No, non venire qua. Non... Bravissimo. Va benissimo così. E abbiamo completato le sfide. Perfetto. Possiamo... pensare all'obiettivo principale, cioè andare nell'ufficio del re. E questo? Non era quello che volevo fare, però fa niente. Allora, qua ho eliminato tutti, quindi... easy. Ok, qua c'è un ingresso. Però... troppe guardie. Aspetta un attimo. Nel senso?
E che cavolo. Di male a cammino. Ah, sta missione sta andando a puttane. Sta andando completamente a puttane e non mi piace. Ti farò soffrire. Ragazzi, non era così che la volevo fare questa missione. Fanculo, è colpa tua se mi avete sgamato. Non era così che la volevo fare. Vabbè, niente. Tanto, quelli morti sono loro. Allora. No. Ok. Allora, qua c'è una guardia. Via, indietro! Ma tu non eri morto? Ma che cavolo hanno zombie? Allora. Allora è qua dentro, eh? Interagisci. Ah ah. Non hai affatto l'aspetto di un rivoluzionario. Il cappuccio, però, è un po' sinistro, se posso dirtelo. Stai nelle retrovie, eh? In questo modo non rischi mai di finire in mezzo alla mischia. Oh, io non sono qui. Non ufficialmente. Ma quante volte si ha l'occasione di curiosare nello studio privato di un re? Cerchi qualcosa in particolare? Segreti di Stato, lettere private, tesori personali, questo tipo di cose. Spero tu non stia adocchiando la mia stessa preda. Cosa? Alcune lettere destinate al re. Potrebbero essere fraintese se lette dalle persone sbagliate. Capisco. Forse potremmo collaborare. So che il re ha costruito una cripta qui attorno. Se la trovassimo. Napoleone Bonaparte. Ah, Napoleone. Cavoli. Allora. Ragazzi, io l'ho già letto tutto, eh. Leggetelo perché lo faccio scorrere velocemente, perché comunque secondo me li metto, anche se allungano un po' il video, spezzano un po' la, diciamo, la velocità del video, però sono interessanti. Nel 1799 affermava invece: io sono Bonaparte, ormai non era secondo nessuno. Mentre invece alla madre, il giorno in cui lo stava sgridando, rispose: io sono un imperatore. Insomma, un personaggio bizzarro. Napoleone. Allora. Ok. Stavi dicendo? Ottimo lavoro, amico mio.
incredibile. Hai trovato? La cornucopia, sì. E tu? Credo di sì. Sì, eccole. Ora la faccenda è chiusa. Allora propongo di andare. Presto! Che cos'è? La via d'uscita, coprimi, ti va? Ah, un lavoro sporco tocca a me, eh? Presto, via, via! Ma dove hai imparato a lottare? Era un insulto? Ora sei mio! O un complimento? Bella quest'arma, eh? E che cacchio. Bastardo! Oh! Andateci troppo pesanti! I vostri giorni da antirivoluzionari sono... Ancora un po'. Ben fatto! Andiamo. Cercate dappertutto! Voglio quei documenti! È lui! Che diavolo! Sì, il capitano Rui fa quell'effetto. Lo conosci? Un'erbaccia che non ho ancora estirpato. Hai informazioni che voglio, devo ritornare lassù. In quel caos non lo troverai mai. Vieni con me, ho un'idea migliore. Te la sei cavata? Frederick Ruil. Ok, capitano. Vabbè, ve lo leggete voi, io lo scorro velocemente. Insomma, un personaggio che mascherava i propri omicidi e saccheggi. Hai mai pensato a una carriera nell'esercito? Non mi piace eseguire gli ordini. Ah, il morbo dei generali e degli statisti è ovunque. Tu sei un individualista. So cosa provi. Mascherava praticamente omicidi e saccheggi sotto, insomma, la bandiera della rivoluzione. Andiamo avanti. Quelli come noi hanno un vantaggio rispetto al resto dei militari. Sai? Pensiamo con la nostra testa. Se ti arruolassi ora, saresti maresciallo fra 10 anni, garantito. E ora? Un momento. Forse dovresti ripararti. In che senso? Tutto a posto, signore? Sì, caporale. Ottimo colpo. Gli addestramenti sono la chiave del successo. Dobbiamo andare, signore. Ci dividiamo qui. Quanto a Rui? Dammi qualche giorno. Vedrò quello che riesco a scoprire su di lui. Potrei organizzare un incontro. A presto. Bene. Bene ragazzi, il video termina qua, io poi adesso andrò a recuperare screen e quant'altro. Tra l'altro qua, allora ragazzi, io questa cavolo di coccarda e questo scrigno, ci sono stato 3 ore per cercare di capire dove fosse l'ingresso di queste scale. Adesso con questa missione, finalmente, si apre il muro. Andatevene a cagare. Potevate dirmelo anche prima. Come sempre, un bel mi piace, un'iscrizione al canale. Ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. E ciao a tutti.